Sì, sono Lorenzo Luatti di Oxfam Italia. Ricercatore. Sì. È una fotografia allarmante quella scattata da Oxfam che riguarda i più giovani nel mondo della scuola. Cosa emerge? Ma tanto è una fotografia che in parte era nota, ma in larga parte era sconosciuta. Abbiamo raccolto tutta una serie di dati che peraltro sono pubblici. Emergono varie linee di fragilità. Intanto il tempo pieno nelle scuole appunto primarie, che è un elemento non certo di dispersione, ma come ormai la letteratura ci dice, la presenza appunto del tempo pieno favorisce il successo appunto scolastico e riduce dispersione scolastica. In Toscana siamo al 50%, il 50% degli alunni della primaria usufruiscono di tempo pieno, in provincia appena il 36% e ad Arezzo addirittura il 20%. Poi ci sono dei dati relativi ai livelli appunto di apprendimento. Si nota nella provincia di Arezzo proprio un rallentamento di passo nei livelli di apprendimento delle competenze di base, passando dalla terza media alla quinta superiore. Circa un terzo dei ragazzi che si diplomano nella maturità nelle scuole appunto superiori esce pur con il diploma ma con delle competenze ritenute insufficienti. Poi un altro aspetto che produce dispersione scolastica sia esplicita che implicita, nel senso implicita degli apprendimenti insufficienti, è lo spiccato nomadismo che soprattutto nel biennio, nel primo biennio appunto delle superiori, si viene a produrre tra scuole superiori, per cui ci sono molti trasferimenti da una scuola all'altra, ne abbiamo calcolati circa più di 250 in corso d'anno, a cui dovremmo sommare anche quelli che si producono a fine anno con la bocciatura o addirittura a settembre con l'esame appunto di riparazione. Anche per quanto riguarda la dispersione scolastica, i numeri aretini sono peggiori di quelli regionali. Ma sì, diciamo sono peggiori. Intanto noi abbiamo calcolato una stima, ad esempio, tra quanti ragazzi e ragazze perdono le scuole superiori nel corso dei 5 anni. Si tratta di una stima, nel rapporto sono indicate tutta una serie di cautele, di indicazioni per leggere questo dato. Viene fuori che nei 5 anni, in 4 anni contigui che abbiamo esaminato, le scuole superiori di Arezzo perdono circa il 22 ragazzi su 10 non concludono la scuola o si trasferiscono o concludono in quella scuola il loro percorso. Gli alunni stranieri sono 3 volte tanto, quindi c'è molta materia e molti temi e ambiti su cui lavorare, soprattutto in un'ottica orizzontale tra le scuole appunto superiori e un'ottica anche verticale tra primo e secondo ciclo, perché lì proprio dove si produce una grande vulnus, una grande frattura, è proprio il passaggio dalla terza media alle scuole appunto superiori. Come si possono leggere questi dati? Perché ad Arezzo? Beh, perché ad Arezzo, questo qui è una bella appunto domanda. Diciamo che alcuni dei dati, come quelli degli apprendimenti, sono abbastanza diffusi. Il tema dei passaggi scolastici e quindi della frattura tra i due cicli è un tema nazionale che riguarda il sistema appunto scolastico, su cui però si può lavorare, si deve appunto lavorare al sistema scolastico appunto vigente.